Al Teatro Rendano di Cosenza, debutto solenne della stagione lirica per omaggiare idealmente i tre senza tetto trovati privi di vita in un casolare di via 24 Maggio. Il sindaco Mario Chiuto, l'amministrazione comunale e la direttrice artistica del Rendano, Isabel Russinova, unendosi al cordoglio di tutta la città, hanno deciso di dedicare il concerto lirico-sinfonico sulla vita, le lettere e l'amore di Giuseppe Verdi alle tre vittime. Un omaggio concreto proprio nel teatro di tradizione che storicamente rappresenta la civiltà, la cultura, l'aggregazione e la tolleranza del capoluogo Bruzio. Grazie anche alla sensibilità degli artisti c'è stata un'apertura fuori programma, l'esecuzione con arpa e violoncello del Requiem Tacea la notte placida, tratto dal Trovatore. Subito dopo l'opera è stata introdotta da un minuto di silenzio. L'omaggio a Verdi è stato un condensato di prosa, teatro, lirica e sinfonica in cui il ricordo del grande compositore ha incrociato le sue eroine, soprattutto Giuseppina Strepponi, prima compagna e poi seconda moglie di Verdi. Protagonista assoluta è stata il soprano Fiorenza Cedolins, che ha letteralmente ammaliato la platea del Rendano, spaziando nel repertorio di Verdi per poi concludere con un omaggio a tutta la Calabria attraverso l'interpretazione di un'aria tratta dall'Adriana Le Couvreur di Francesco Cilea.